Fabrizio Brignone, bentornato nel posto delle parole. Grazie, buongiorno a tutti voi. Nascono da sole e sanno chi sei. Già il titolo di questo libro è mettere insieme le parole di due straordinari interpreti, non solo della musica, ma interpreti della cultura, del sentire contemporaneo, perché le canzoni non sono solamente canzonette. Le canzoni hanno un respiro molto più largo e lo comprendiamo molto bene in questo libro di circa 200 pagine che Fabrizio Brignone Cuneese ha scritto per Arcana Edizioni. Arcana è la casa editrice per eccellenza dedicata alla musica. Se vogliamo scoprire qualche cosa della musica, dobbiamo sicuramente rivolgerci al catalogo di Arcana. Fabrizio Brignone, giornalista, professionista dal 2001, redattore del settimanale Cuneese La Guida. Ha avuto esperienze in radio e TV locali, ha collaborato con il gruppo Il Sole 24 Ore, l'agenzia AGI, ha scritto diversi libri, noi l'abbiamo raccontato anche Ultimo Minuto, che è il nuovo romanzo che ha scritto. Ma questo libro, Nascono da sole, sanno chi sei, è un libro che ha un certo tempo di scrittura. Non è stato veloce a scrivere questo libro, perché io immaginavo Fabrizio Brignone a contatto con tutte queste canzoni. È vero che uno quando ama le canzoni le sa a memoria, quindi le sinapsi collegano e fanno e disfano. Però tutto questo ha bisogno poi di un controllo, ha bisogno di una lettura, ha bisogno di un ascolto. Ma quanto è durata la compilazione di questo dizionario delle parole di Vasco Rossi e Luciano Ligabue? Beh, questo libro è nato come idea 5-6 anni fa, diciamo, e appunto ha richiesto tutto questo tempo per immergersi completamente nelle 70.000 parole circa che sono i due canzonieri di Vasco e di Ligabue. Quindi ho giocato con queste 70.000 parole per qualche anno, ma semplicemente sono le canzoni con cui sono cresciuto fin dai tempi dell'adolescenza e che quindi mi portavo dentro e mi risuonavano dentro da talmente tanto tempo che poi hanno trovato un loro modo, spero originale, di essere espresse e di trovare una nuova forma di vita e di racconto, perché questo vuole essere questo libro, vuole essere un viaggio originale dentro tantissime canzoni, più di 300 quelle che sono qui raccontate, sviscerate e ricomposte con questi accostamenti continui di citazioni che sono quasi 2000. Ecco, io prendo due parole che Fabrizio Brignone ha detto poco fa, di vita e di racconto, perché la vita ha bisogno di essere raccontata, però bisogna saperla raccontare nelle canzoni la vita, bisogna avere il giusto sguardo. E a proposito di sguardo, non possiamo non posare lo sguardo, perché qui io voglio dedicare il giusto tempo all'immagine di copertina. Fabrizio Brignone, sì. Ce la vuoi far vedere con parole tue? Beh, questa immagine di copertina è un'idea che mi permetto di definire geniale del grafico che da sempre mi aiuta anche per le copertine degli altri libri e che si chiama Enzio Isaia, è un mio quasi coetaneo qui di Cuneo. E ci siamo, mentre ragionavo su questo libro, gli chiedevo un'immagine che secondo lui poteva raccontare l'idea di fondo di questo libro. E quando poi ci siamo messi a lavorarci, lui mi ha detto: guarda, io costruirei i volti dei due artisti attraverso le parole che tu hai raccontato in questo libro. E ha fatto questa composizione di parole che, giocando sulle ombre e sulle dimensioni dei caratteri, ricostruiscono appunto il volto di Vasco Rossi e di Luciano Ligabue accostandoli. Ed è l'idea di fondo di questo libro, quindi accostare le parole di questi due grandi interpreti e autori della musica italiana, di questi due artisti che hanno segnato la cultura contemporanea musicale, il rock italiano e non solo, negli ultimi 40 anni. Perché ne parliamo di questo libro? Non tanto perché è uscito da poco e questo è importante, ma ne parliamo perché la prospettiva di Fabrizio Brignone sulla produzione musicale, e chiamarla produzione è un po' una parola brutta, però ormai l'ho detta, di Ligabue e di Vasco, da un punto di vista sicuramente molto originale. Non è un libro su Vasco Rossi e su Ligabue e sulle loro canzoni. Questo non è,
Ma allora che cos'è Fabrizio Brignone? Questa lettura, ma soprattutto questa rilettura delle parole, perché poi Fabrizio Brignone, la chiave di volta di questo libro è mettere insieme lo sguardo di Ligabue e lo sguardo di Vasco Rossi per farci capire quanto, ovviamente non siano identici, ma quanto il rapporto delle parole abbia un respiro comune. Esatto. Perché l'idea di fondo non era quella di dire si assomigliano o sono completamente diversi. Ognuno ci ascolta e vive quello che vuole, quello che più lo colpisce nelle canzoni dell'uno o dell'altro o di tutti e due insieme. Io sono partito da una prospettiva di mettere al centro le parole delle canzoni, perché quelle sono l'essenza del messaggio e dello strumento comunicativo della canzone attraverso cui i due artisti giungono al loro pubblico. Non ho voluto trattare l'aspetto musicale per concentrare solo l'attenzione sulle parole e tra queste trovare tanti fili comuni e intrecciarli tra centinaia di canzoni. Quindi l'idea di fondo, proprio quel Nascono da sole e Sanno chi sei, che sono due pezzi di una canzone di Vasco Rossi e una di Ligabue, entrambe dedicate alle canzoni, una al momento compositivo, quindi le canzoni sono come i fiori, nascono da sole e sanno, e quel Sanno chi sei invece da Ligabue in pieno rock and roll, mentre l'altra è una canzone per te di Vasco Rossi. Sanno chi sei nel senso che ti raccontano, le canzoni sono lo specchio di te, quindi ho voluto mettere insieme l'aspetto compositivo dell'artista che crea la propria opera e la trasmette al pubblico e il pubblico in quelle parole si ritrova e si rispecchia. Ecco, questa è stata ritrovarci e rispecchiarci in questo gioco. È un gioco complesso e semplice nello stesso momento. Complesso perché ogni volta io mi chiedevo, ma come diavolo avrà fatto Fabrizio Brignone a trovare questa connessione? Ed è veramente non solo un fatto, torno su questo aspetto, non solo un fatto di conoscenza delle canzoni, ma è un fatto anche di mettere in rapporto il significato della parola, di un verso, di un cantautore rispetto a un altro, vale a dire Vasco Rossi rispetto a Ligabue e viceversa, ecco. E che cosa ha prevalso in una teorica bilancia, no, del peso della parola tra Vasco Rossi e Ligabue? Ha prevalso innanzitutto il rispetto per le loro canzoni e per le citazioni, quindi riportandole in modo rigoroso e andando alle versioni originali degli album di studio, ovviamente. L'idea, quello che può dare una parte della risposta è anche nell'aspetto compositivo intorno a cui si è creato questo libro. Come ho detto poco fa, io ascolto queste canzoni dall'adolescenza. Io avevo 16 anni quando è uscito il primo disco di Ligabue e facevo le medie inferiori quando ho scoperto Vasco Rossi nell'anno dell'album Cosa succede in città. Da allora non ho mai smesso di ascoltarli, oltre a tutto il resto della musica, soprattutto italiana, che ascolto e che amo. L'idea di metterlo in relazione in questo modo è venuta ascoltando una canzone di Franco Battiato, che è Segnali di vita, nel passaggio in cui canta «Il tempo cambia molte cose nella vita, il senso, le amicizie e le opinioni». Io mi ricordo che appunto 5-6 anni fa ero in macchina, stavo sentendo questa canzone e mi sono detto «Però assomiglia a quel passaggio di Anima fragile di Vasco che dice «Perché col tempo cambia tutto, lo sai, e cambiamo anche noi». E in quel momento stesso mi è venuta anche in mente un'altra canzone di Ligabue, che è «Cosa vuoi che sia», che dice «Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su». Sono tre modi molto simili, ma al tempo stesso diversi, di raccontare lo sguardo che ognuno di noi ha verso il proprio passato. E lì mi si accesa questa lampadina di provare a mettere in relazione delle canzoni di Vasco Rossi e di Luciano Ligabue attraverso le parole che possono essere comuni. E poi, appunto, questa è l'ultima parte del libro, anche tentare delle contaminazioni ulteriori verso terzi autori della musica italiana, cantautori. Quindi c'è questo gioco di incroce a tre, dove ci sono, appunto, oltre a Vasco Ligabue, anche Guccini, Lucio Dalla, Roberto Vecchioni,
Luca Carboni, tutte le canzoni con cui io sono cresciuto, e con tutte ho provato a trovare dei fili comuni tra canzoni di Vasco Rossi e di Luciano Ligabue. E poi tutto questo lavoro è stato trasformato nel resto del libro attraverso una serie di giochi verbali, o comunque di idee di trattazione diverse, come la parte centrale, quella più corposa, del dizionario di citazioni, chiamiamolo così, organizzato intorno a delle parole chiave, oppure la parte di canzoni allo specchio, che è stata per me molto intensa da scrivere, scegliendo un tema su cui confrontare una canzone di Vasco Rossi e una di Luciano Ligabue, ed eventualmente richiamarne altre, non necessariamente i pezzi più celebrati, perché non vengono analizzate per esempio né Alba Chiara né Certe Notti, però ad esempio gli accostamenti su certi temi del femminile, dell'amore, il rapporto con Dio. Il rapporto con Dio è quello che ha aperto il capitolo, no? Perché lì è una cosa... Io ho messo insieme Portatemi Dio di Vasco Rossi con Hai un momento Dio di Luciano Ligabue, che sembrano molto diversi come testi, e poi in realtà hanno delle domande comuni, hanno delle ricerche di senso comune. Ricerche di senso comune, perché qui l'aspetto del divino è un aspetto molto importante, ma un aspetto del divino anche la parola amore, la parola donna e donne, singolare e plurale, anche qui è importante il singolare e il plurale, Fabrizio Brignone, che non è solamente il titolo di un capitolo, ma è proprio in entrare nell'humus della parola. Sì, perché poi ci sono, ad esempio sulla donna e sulle donne, ci sono tanti ritratti di donna che sono l'universo femminile, poi se li mettiamo insieme, perché Sally è una donna potentissima che racconta tantissime donne, come lo è la Kay citata da Ligabue, piuttosto che altri brani come Le donne lo sanno, oppure quella dell'ultimo album Certe donne brillano. Sono dei trattati sociologici in musica attraverso la sintesi delle parole, e quella è una sintesi fortissima. C'è il libro portato di mano, Fabrizio Brignone? Sì, sono qui con me. E allora, questo che è un bellissimo dizionario per entrare in alcune parole, nel significato delle parole attraverso i versi, aprendolo a caso, ma veramente a caso, su quale parola si cade? Nel dizionario. Nelle parole condivise oppure no, in quel capitolo? Ho aperto qui, pagina 92, ho trovato la parola destino. Beh, una parola mica da poco, eh? È una parola potente. Potente sia per Vasco che per Liga, ecco. E in che modo hai raccontato, puoi leggere, hai raccontato le quattro canzoni di Vasco e le sette canzoni di Ligabue che attraversano questa parola destino? Sì, ho fatto il lavoro più rispettoso possibile, che è semplicemente quello di accostare le citazioni, quei passaggi anche brevissimi di canzoni in cui ritorna quella parola e dà un senso a quella canzone e a quello che può raccontare quella parola. Allora, Destino è appunto in quattro canzoni di Vasco Rossi, che sono canzone, dove si sente guarda il destino splendido e crudele, crudele e splendido, che è nel finale della canzone. Poi c'è anche in, qui anche tutto presentato in ordine cronologico, c'è in Qui si fa la storia, dove dice, rivolto al suo interlocutore, non lo vedi che sono il tuo destino, sono ogni tuo perché. Un altro brano molto intenso che è Sto pensando a te, e cita Sto pensando a te mentre mi spoglio di ogni orgoglio quando guardo il mio destino, quindi l'artista, l'uomo che si sente solo o comunque nudo davanti al proprio destino, a quello che ci succede comunque, che noi vogliamo o meno. E poi un altro brano, Stammi vicino, dove dice al proprio interlocutore, probabilmente femminile, e destino ormai che io diventi quello che fa per te, ed è anche una bella dichiarazione d'amore, dando invece come strumento di dichiarazione la parola destino. Ma qual è la canzone Fabrizio Brignone, che la prima canzone di Vasco Rossi che ti ha affascinato? La pr-
prima che ricordo con più forza è che al ritorno da quel campeggio estivo durante il periodo delle medie, in quell'estate dell'85, ricordo che nell'ascolto di varie canzoni con le cassette che gli amici di campeggio avevano, ero tornato a casa e ho detto adesso voglio ascoltare tutti gli album di questo cantante. E avevo preso il primo album, ma cosa vuoi che sia una canzone, del 78, e quando l'ho messo sul vinile di mio fratello, ricordo che la prima canzone, che è La nostra relazione, mi aveva colpito tantissimo, perché mi sembrava veramente una canzone incredibilmente forte, una canzone d'amore che racconta la fine di un amore, con delle parole di appunto come noia, come letto ormai disfatto, queste cose che a un ragazzino di appunto, sono potenti, che idealizza magari il sentimento, dice ma come, ma va a finire così l'amore? E allora mi ricordo che mi aveva colpito tantissimo La nostra relazione. Mentre per Ligabue qual è stata la prima canzone che ha colpito? Per Ligabue io ricordo benissimo il giorno in cui è uscito e io ho comprato il disco di appunto del primo album che si intitolava Ligabue, quello dove c'era appunto Balliamo sul mondo, Marlon Brando è sempre lui, e ricordo che l'ascolto mi piaceva molto, ma quando è arrivata Piccola stella senza cielo io mi sono detto questa canzone è semplicemente un colpo di genio, cioè con pochissime parole racconta una ragazza e tutti i suoi problemi e tutte le sue aspirazioni paragonandola a una stella che si perde nel cielo, ed è per me stata veramente una delle prime canzoni che più mi ha illuminato di Ligabue. Ed ora in poi Fabrizio Brignone racconterà il suo libro, oltre a quelli che lo leggeranno ovviamente, ricordo Nascono da sole, Sanno chi sei, edizioni Arcana, Fabrizio Brignone nell'autore. Oggi pomeriggio avrai una presentazione. Sì, a Fossano, alla libreria Le Nuvole, vicino alla Piazza del Castello, sarà una prima occasione per raccontare come è nato questo libro e come è diventato quello che speravo che fosse, cioè un modo per raccontare in maniera originale Vasco Rossi e Luciano Ligabue con le loro canzoni, attraverso le loro parole e anche sotto l'egida di una casa editrice che ha nelle sue radici una personalità come quella di Fernanda Pivano, che era amica sia di Vasco Rossi che di Luciano Ligabue, oltre che di De André e di tutti i grandi della musica italiana, è stata quella che ha portato la letteratura americana in Italia. E tu ricordi che io ho subito un certo fascino degli Stati Uniti, abbastanza, i newyorkesi della ragazza con i tarocchi. E quindi per me, quando questa casa editrice mi ha detto sì, è stata la gioia più grande di vedere apprezzati questi 5 anni di lavoro, molto certosino, lo ammetto, sulle canzoni, però poi alla fine se è stato apprezzato così, spero venga apprezzato anche da chi ama sia Vasco Rossi sia Luciano Ligabue, oppure uno solo dei due, ma che può scoprire qualcosa di nuovo. Ecco, questa sarebbe l'ambizione più bella di questo libro, far vedere dei collegamenti, far risuonare le canzoni in modo anche diverso, far riscoprire anche dei brani magari minori che sono stati forse meno considerati di altri, però hanno una grande dignità espressiva e comunicativa per ciascuno di noi. E quindi questo è l'augurio che faccio a me stesso, come appassionato di musica e di questi due artisti, ma anche a tutte le persone che amano la musica e le loro parole. Grazie ancora del tempo dedicato per questo nuovo libro di Fabrizio Brignone, edizione Arcana, Nascono da sole e sanno chi sei. Grazie ancora Fabrizio Brignone. Grazie a voi e buon ascolto.